Chi di noi oggi non ha mai visto un video su YouTube, Vimeo, Facebook e quant'altro? Basta cercare su internet, esce fuori qualunque tipo di video. Molti sono in americano, in inglese, quindi magari non tutti riescono ad afferrare subito il concetto di quello che viene espresso. Però ci aiutano molto ad apprendere nozioni importanti sulla pesca a mosca. Uno dei valori che si sta un po' perdendo da questo punto di vista è la capacità di poter conservare nella propria biblioteca dei testi interessanti per poter leggere e sentire quell'odore della carta che oggi non si sente più perché il libro è ebook o perché semplicemente si pensa di vedere tutto tramite video. Quello di cui voglio parlarvi oggi è proprio questo. Vi presento 5 testi che secondo me possono aiutarvi nella crescita come pescatore a mosca. Non sono in ordine di importanza, non è assolutamente una classifica, è una scelta strettamente personale. Ve li presento nell'ordine in cui io li ho scoperti e mi hanno aiutato molto a migliorarmi sia come pescatore che come costruttore ad approfondire le mie nozioni tecniche. Vi dico da subito che non ho interessi commerciali nei confronti di nessuno di questi testi e nessuno di questi autori, è semplicemente un consiglio personale che mi sento di darvi. Tutti conosciamo come mosca la Royal Wolf. Lee Wolf è stato sicuramente uno dei pionieri della pesca a mosca mondiale. Sua moglie, Joan Wolf, ha scritto uno dei libri più interessanti per quello che riguarda il lancio, ovvero La precisione nel lancio. È un libro in questo caso tradotto in italiano, quindi non c'è nessun tipo di difficoltà per capirlo. Ci aiuta e ci dà dei consigli su come lanciare ed essere molto precisi. Diciamo che bada molto poco alla forma e molto alla praticità. Non è proprio l'ultima arrivata, Joan Wolf è una delle più complete lanciatrici di tutti i tempi. È sicuramente molto molto preparata per scrivere un argomento di questo tipo, è stata 17 volte campionessa negli Stati Uniti e questo libro può davvero aiutarvi per migliorarvi la vostra prestazione nel lancio in un tempo in cui per fortuna o purtroppo il lancio spesso viene messo al centro della pesca a mosca per certi aspetti oppure accantonato in altre tecniche di pesca come la pesca a ninfa quasi completamente. È bene ricordarci che il lancio è importante nella pesca a mosca e il libro di Joan Wolf può aiutarci a migliorarci. Certo che se poi lanciamo e non sappiamo che cosa attacchiamo dall'altra parte del finale, a volte è casuale o molto difficile la cattura, questo lo sappiamo un po' tutti, anche se poi sappiamo pure che non è così fondamentale sapere la famiglia dell'insetto specifico. Certo che se peschiamo a mosca lo facciamo perché vogliamo avere più conoscenza di quello che facciamo e catturare il pesce in maniera diversa. Uno dei libri che può aiutarci maggiormente nel comprendere meglio ciò che facciamo è indiscutibilmente Gli insetti di Flyline, che è un libro che tratta prevalentemente entomologia, è edito da Flyline, la rivista. Il libro è scritto da Roberto Messori e Luciano Tosi, un libro molto molto famoso nel settore, diciamo che ha preso un po' l'eredità di quello che è considerato una pietra miliare all'interno della bibliografia della pesca a mosca, ovvero Mosca spara la pesca del Pozzo Obeso. È un libro completamente in italiano, poco pratico dal punto di vista della pesca, quindi non è che ci spiega imitazioni o quant'altro, questo è necessario ricorrere ad altri testi, ma sicuramente ci può aiutare a capire meglio le famiglie, lo sviluppo di determinati insetti, a capire meglio e a darci delle indicazioni utili che possiamo applicare anche quando siamo in pesca. Quindi dopo il lancio con Joan Wolf, magari approfondire anche con un libro sull'entomologia può aiutarci per raggiungere meglio il fine per cui ci rechiamo su un fiume. Purtroppo però spesso la bibliografia italiana è latente in alcune categorie. Siamo molto bravi nello scrivere libri su il lancio, la costruzione eccetera, un po' meno sulla tecnica di pesca. Qualche anno fa ho avuto la fortuna di poter pescare le zone del parco di Yellowstone, Montana, Idaho e Wyoming e proprio in Idaho ho fatto la conoscenza di quello che è considerato uno dei maestri della pesca a mosca mondiale, ovvero René Harrop. Ho potuto venire a contatto con lui e comprare il suo libro Learning from the Water, che io ho provvisto anche di dedica, che ci spiega come interpretare determinate situazioni di pesca su trote soprattutto selettive. Per chi non conoscesse René, ha un lodge che si chiama Trout Hunter a Last Chance in Idaho sulle rive dell'Harris Fork. È un libro molto importante perché è stato un successo mondiale, ci sono dressing e consigli sull'approccio di pesca. L'Harris Fork è uno dei fiumi più complessi da affrontare con la secca, per le sue lente lame, e chi lo ha pescato lo conosce molto bene. Sicuramente le dritte che possiamo trovare nel libro di René possiamo anche applicarle in alcuni contesti italici,
quando ci troviamo a contatto con pesci molto selettivi, acque lente, e magari possiamo interpretare meglio la condizione che ci troviamo davanti. Learning from the Water di René Harrop, un must. Quante volte ci siamo chiesti cosa mai staranno facendo i pesci quando non bollano, quando non riusciamo a catturarli, quando non c'è attività, quando stai lì sul fiume e dici: come lo prendo, come faccio, dove sono? Getti la mosca sotto a una pianta, oppure provi a far passare la linfa da quel sasso, eppure a volte ci sembra di non saper leggere la situazione. Ecco, questa è la domanda che si è posto un autore che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, che è Tom Rosenbauer. Molti di voi avranno visto anche i suoi video sulla pagina Orvis del canale YouTube. Il libro si chiama The Orvis Guide to Prospecting for Trout. È un libro che ci spiega, passando attraverso le varie tecniche, quindi ninfa, streamer, secca, sommersa, come approcciare un fiume quando there is no match the hatch, quindi quando non c'è la schiusa e non possiamo cercare di interpretare gli insetti che si stanno mangiando i pesci. È molto interessante perché ci dà una visuale diversa rispetto a quella che solitamente abbiamo nei corsi d'acqua. Ci spiega anche la posizione dei pesci, dove possiamo cercarli, come possiamo ragionare con loro, come possiamo insidiarli quando è veramente difficile trovarli, e magari ci può aiutare a risolvere qualche situazione in cui ci siamo un po' incastrati e non riusciamo a catturare nessun pesce. Sulla falsa riga del libro di Rosenbauer mi sono incuriosito e ho acquistato un altro libro, forse un po' meno conosciuto, un po' più recente, di Geoff Müller. Il libro si chiama What Trout Sees. È un libro molto particolare perché cambia la prospettiva, cioè non siamo noi che andiamo a preoccuparci di quello che fanno le trote, ma lui cerca di capire come i pesci percepiscono i colori, la nostra presenza, l'ambiente circostante. È un libro molto interessante, quindi ci dà uno spunto diverso anche a livello fotografico, è fatto molto bene, le foto sono di Tim Romano. È molto interessante perché, sommando questi fattori magari a una buona lettura dell'acqua, può darci la percezione di come un pesce possa recepire un colore di un'imitazione piuttosto che un'altra, una sagoma piuttosto che un'altra. Non sono sicuramente dei testi, alcuni che non avete mai sentito menzionare, alcuni sono nuovi, però sono testi interessanti, sono testi che magari alcuni di voi possono non conoscere. Io li ho letti, mi hanno arricchito come pescatore, spesso mi capita di rispondere a domande tipo: quali sono i testi per cominciare a pescare a mosca, cosa ci consigli di leggere? Queste sono alcune delle letture che arricchiscono la mia biblioteca e che mi hanno colpito maggiormente. Se avete vostre letture interessanti potete scriverlo qui nei commenti e magari anche voi contribuire alla mia crescita culturale, come spero di aver fatto io con voi. E leggete, non guardate solo i video. Magari.